Diamo la parola al professor Andrea Carandini, che descriverà un suo intervento molto personale, la figura di Riccardo. Grazie. È terribile passare dalla concretezza vivente di una persona a un tentativo di ricostruirla per coloro che l'hanno conosciuta e soprattutto per chi non ha avuto questo privilegio. Compito particolarmente arduo nel caso di Riccardo Francovich, una personalità davvero speciale, mancata anzitempo. Sento la responsabilità di quanto sto per dirvi in estrema sintesi, riguardo alla verità cui miro come nel lavoro storico. Ma è possibile trattare serenamente di uno studioso che è stato anche un amico fin dalle origini della Facoltà di Lettere di Siena? A me paiono più oggettivi i giornalisti che dichiarano il loro orientamento politico di fondo e su tale base cercano di costruire una informazione seria, rispetto a quelli che si dichiarano neutrali, che danno un colpo al cerchio e uno alla botte, modo per promuoversi in ogni occasione rimanendo illesi. Così tocca oggi a me dichiarare il mio orientamento di fondo su Riccardo, che io vedo come un moderato radicale, pochi ve ne sono in Italia, più che un estremista diplomatico, troppi ve ne sono nel paese. Mitigo subito l'affermazione. So quanto l'essere umano sia sfaccettato e come ciascuno di noi mostri involontariamente lati diversi ai vari interlocutori, per cui nel ricostruire bisogna sapere correggere e perfezionare continuamente l'indagine, l'immagine, e perciò serve modestia. Qui siamo venuti per capire meglio chi Riccardo veramente era. È probabile che ci riusciremo solo in parte, che alcuni angoli della personalità rimarranno oscuri. Nessun uomo è del tutto spiegabile. Non vedo più Riccardo come quando ci incontravamo. Quante volte scorro sull'agendina il numero del cellulare con un solo impulso, ricorrere ancora una volta a lui. La sua figura, ormai irraggiungibile, ha assunto ormai la dimensione vera, come quando la balena abbandona le profondità marine, si erge, sbuffa e muove come una frusta la grande pinna, e così la vediamo in tutta la sua potenza. Non è desiderio di apoteosi per lui, anche se in Riccardo c'era qualcosa di eccezionale, di eroico, che lui mai avrebbe ammesso. È che l'immagine che si ha della sua figura, a partire dalla tragica cadenza finale, si dispiega finalmente nell'interezza per cui il cerchio si chiude e noi possiamo cominciare a valutarlo, sgomenti. Temendo la mia emozione, che strabocca, ho cercato prima di tutto una fonte di informazioni in alcuni allievi. Riccardo era innanzitutto un maestro, che in questi ultimi giorni mi hanno mandato e-mails ricche di riflessioni e commozioni. Integrando gli scritti emerge questa visione. Riccardo si appassionava come ricercatore e come cittadino, sia per la scienza che per la morale. Di più, era un vulcano di vitalità in perenne eruzione. Suo mestiere era da un lato attirare e aiutare i giovani in laboratorio e sul campo e dall'altro comunicare i risultati delle indagini a un vasto pubblico. Non era quindi lui il centro della sua attenzione, pur essendo motore primo, ma gli altri, che sapeva ascoltare curioso come un bambino. Ci vuole un certo grado di immaturità, o meglio, di freschezza, per giocare così bene alla storia coi giovani. Riccardo era curioso dei tipi umani e dei problemi del suo tempo, quanto dell'uomo medievale e delle cose che faceva. Per questo curava la storia delle persone viventi, come quelle delle società post-classiche,
in un intreccio di tempi e di forze quanto mai produttivo e vitale. La storia era per lui il fine supremo, ma per servirla come archeologo, data l'immane quantità di dati materiali a disposizione, occorreva il sussidio della tecnica, cosa rara in Italia, dove la tecnica o viene ignorata o viene divinizzata, inclinazione quest'ultima tipica e preoccupante del nostro tempo, che della tecnica vuol fare il fine. Non che fosse un tecnico lui stesso, bisognava a volte aiutarlo anche in semplici operazioni informatiche, ma aveva una visione ampia e un fiuto eccezionale per le potenzialità della tecnologia, qualità che lo facevano arrivare, prima di tutti, dove oggi è essenziale essere per ogni archeologo nel senso proprio del termine. In ciò sono stato anch'io, con Paolo Carafa, un suo allievo, e a lui ci siamo ispirati nel creare il sistema informativo archeologico di Roma Antica, chiamato Imago Urbis. Mentre molti tendono a chiudersi in rassicuranti quanto mediocri nicchiette, Riccardo aveva la mente spalancata. E per questo coinvolgeva un grande numero di persone, e proprio lui, che tutti desiderava includere, ha subito in passato esclusioni clamorose che restano come ferita nella storia dell'archeologia contemporanea. Aveva un'indicibile capacità organizzativa, da grande impresario della storia. Basta pensare che dirigeva una comunità di giovani che oscillava dalle 50 alle 70 persone, tutte remunerate, fenomeno mai prima osservato, in Italia e in Europa. Curava ogni membro di questa comunità mettendo in primo piano non se medesimo ma i collaboratori e l'istituzione per cui lavorava. Nello stile era un grande borghese, un signore, anche se nella sostanza andava oltre le connotazioni di ceto, militava infatti per una archeologia sostanzialmente democratica. Non era facile per gli allievi, e questo è emerso anche dalle relazioni precedenti, ottenere la sua stima e soprattutto conservarla. Erano continuamente sotto pressione, come ogni leader deve fare. Era l'autorevolezza, non il comando, a muovere la scuola, stimolando tutti a superare i propri limiti, così che da ciascuno otteneva il massimo. Era affascinante raggiungerlo, conversare, scherzare e anche litigare con lui, uomo bonario ma anche leone, che tutto si dava senza separare nettamente il pubblico dal privato. Ho accennato a un aspetto eroico della sua persona. Nato come storico, allievo di Elio Conti, ha impersonato meglio di chiunque altro in Italia l'archeologia del nostro tempo. Prima docente di archeologia medievale nel paese, ha creato a soli 28 anni la rivista Archeologia Medievale, punto di riferimento culturale di livello europeo. Cercava villaggi, castelli, produzioni metalliche e ceramiche, senza avere la tradizione umanistica alle spalle propria degli studiosi di antichità, libero quindi di essere pienamente contemporaneo. Nulla aveva naturalmente contro l'umanesimo e il Rinascimento, ma non amava l'umanesimo idealistico crocio gramsciano del Novecento, l'ideologia ufficiale del PCI, che scherzando definiva umanesimo civile della fettunta. È stato questa definizione a stringere il sodalizio di alcuni pionieri della facoltà senese, vicini all'antropologo Cirese, e fra loro ero anch'io. Quello che più mi legava a Riccardo era la sua indipendenza rispetto agli elementi soffocanti della tradizione nazionale. Per i tradizionalisti ha più valore un vecchio scavo malfatto che uno scavo recente ben condotto. Così Riccardo, invece di appellarsi a un passato di ricerche, nel suo campo assai povero,
creava lui stesso le proprie fonti, partendo dal monumento che meglio si prestava a rispondere alle domande che aveva in mente. Esordiva non da cose vecchiotte e raccogliticce, ma da una scoperta nuova a lui dovuta, tangibile e circoscritta, analizzata in modo sistematico. È stato in Italia un diffusore efficace del pensiero innovativo di vari studiosi stranieri, specialmente anglosassoni. Ricordo in particolare che consigliava di leggere Carver, lo scopritore di Sutton Hoo. Mi inviava fotocopie dei suoi scritti che ogni volta avidamente divoravo. È con Riccardo in mente che ho scritto il mio ultimo libro, Archeologia classica, vedere il tempo antico con gli occhi del 2000. Infatti il suo insegnamento è assolutamente valido anche per il mondo antico, oltre che la preistoria e protostoria, come Fulvio Aglio Schiavo poco fa ci ha detto. Gli scavi, le ricognizioni e i parchi cui Riccardo ha dato vita, esempi concreti di come fare scienza e servire la storia al pubblico, sono stati focolari di ricerca, policlinici su cui formare i giovani a contatto con la materia storica. Non entrerò nel dettaglio, ci penseranno i colleghi medievisti, italiani e stranieri, a ricordare le sue opere. Vorrei però menzionare che non offriva tanto teorie e astrazioni quanto narrazioni e supporti multimediali che facevano percepire la vita del Medioevo grazie a ricostruzioni corpose rese avvincenti ed amabili dai giovani di Inklink, i discendenti del nostro amatissimo comune amico Paolo Donati, scomparso anche lui troppo presto, che sono oggi, a mio avviso, i migliori illustratori nel campo archeologico. Voglio ricordare infine la politica culturale di Riccardo nel campo dei beni culturali. Per lui l'articolo 7 della Costituzione, che ha come soggetto non lo Stato, ma la Repubblica, indicava la strada da percorrere. Non era solo lo Stato come apparato centrale a dover tutelare beni rari e diffusi nel paesaggio, ma con lo Stato tutte le componenti e istituzioni appunto della Repubblica, a partire dalle regioni e dalle università. Ma mentre nella tutela dei beni diffusi, la collaborazione fra Stato e regioni, cui si deve la pianificazione territoriale, è prevista nel Codice dei beni culturali, e non potrà che affermarsi e rafforzarsi in futuro, le università restano, salvo casi eccezionali, tuttora ai margini della conoscenza dei beni culturali, mentre soprattutto esse avrebbero la forza di attuare potenti e durature operazioni conoscitive a partire dai sistemi informativi archeologici che dovrebbero diventare i centri documentari intorno ai quali far ruotare conoscenza, tutela e valorizzazione entro un sistema istituzionale, non un monopolio centrale per i beni culturali. Unico modo per superare le rivalità fra le corporazioni e per far prevalere l'interesse generale, cosa che né la politica di centrodestra né quella di centrosinistra hanno finora saputo fare. Riccardo mi ha trascinato in un gruppo di lavoro sui beni culturali dell'ormai tramontata Margherita, dove l'ho visto indefessamente all'opera. Se in archeologia classica tratto per la prima volta diffusamente di questi temi, lo devo principalmente a lui, ma di questo argomento tratteranno altri amici, alcuni dei quali hanno fatto parte dello stesso gruppo di lavoro. A Riccardo dobbiamo anche, se il ministro Rutelli ha dato vita a una commissione ministeriale mista sui sistemi informativi archeologici, che si riunirà in suo nome qui a Siena domattina in seduta straordinaria per varare il documento che conclude la prima fase dei suoi lavori. Se dovessi fare una critica a Riccardo, per non parere troppo amico e partigiano,
indicherei una sua commovente insicurezza di se medesimo, che lo portava a volte a sopravvalutare contributi non così eccelsi come a lui parevano. Umiltà sì, ma con giudizio. Se dovessi fargli una lode scientifica, la orienterei sulla visione contestuale che presupponeva un'impostazione metodologica e tecnologica capace di gestire l'immane congerie dei dati archeologici e quindi di sorreggere le risposte alle domande che voleva porre dal presente al Medioevo. Esempio splendido e recente del suo lavoro è il volume Firenze prima degli Uffizi, insegna del Giglio 2007, il cui saggio introduttivo, penultimo scritto da Riccardo, mi sembra fondamentale, quasi un testamento. Mi auguro che la Soprintendenza Archeologica di Firenze continui con la politica di apertura varata da Angelo Bottini e che Fulvio Schiavo ha appena riconfermato. Urge infatti completare il sistema informativo archeologico della città, con particolare riguardo al tanto tralasciato Medioevo, e chi meglio può contribuire a realizzarlo della Scuola di Siena? Anche in questo caso mi auguro che l'interesse generale possa trionfare su quelli particolari. E poi servirebbe a Firenze, ha scritto Riccardo, un museo della città, come quelli di Londra e Amsterdam. Roma avrà prossimamente il suo nell'edificio sopra i carceri del Circo Massimo, e ciò vale per tutte le città d'Italia. Quando tutte le città d'Italia avessero un sistema informativo archeologico ed un museo della città, noi avremmo fatto un gigantesco passo in avanti nella politica culturale. Riccardo ha indicato. Infine, se dovessi fare una lode civile a Riccardo, sottolineerei la sua limpidezza morale, che lo portava a scontri anche con amici meno sensibili sui temi che gli stavano a cuore. Penso alla battaglia per l'integrità di Fiesole e a quella per la condivisione delle informazioni archeologiche a tante altre. Di fronte a una certa irenistica diplomazia, a un certo idilliaco pervenismo, risuona ancora nel mio cuore la forte andatura di Riccardo, che tutti ancora ci osserva, guida e giudica dall'interno di ciascuna delle nostre menti. E noi non possiamo smettere di fare i conti con lui, anzi direi di rendergli conto. Chi lo ha conosciuto e amato continui a generare e a perpetuare la memoria in coloro che non lo hanno incontrato, perché la sua presenza prolungata da fedele ricordo, senza la sua presenza prolungata da fedele ricordo, non faremo i passi avanti che abbiamo fatto finora al suo fianco. Come vecchio dell'archeologia italiana, cofondatore della Facoltà di Lettere di Siena, faccio quindi appello alle autorità accademiche della città, al Monte dei Paschi, allo Stato, alla Regione Toscana, alla Provincia e al Comune e alla società civile, perché l'eredità di Riccardo, che Riccardo ha lasciato, non vada dispersa, perché le giovani forze vengano sostenute, perché l'innovazione tecnologica prosegua, nella speranza che fra gli allievi continui a regnare quella democrazia, quel rispetto scientifico e quella concordia cui Riccardo più di tutto teneva e grazie ai quali il generoso eroe ha compiuto l'impresa.